RS è un prodotto rinnovatore multifunzione che con diversi metodi applicativi permette di risolvere diverse problematiche su diversi tipi di materiali. I metodi applicativi di RS sono principalmente 5 e servono ad affrontare al meglio con lo stesso prodotto differenti situazioni che vuoi risolvere. La prima regola, comune a tutti i metodi applicativi, è che i materiali devono essere asciutti. Il primo e più comune metodo è l'applicazione a pennello che poi va uniformata con un panno. Si deve utilizzare questo metodo applicativo per rinnovare il colore originale, la plastica sbiadita e invecchiata dal sole, per rinnovare il colore originale, PVC delle tapparelle, per togliere dalla plastica residui di silicone e pasta abrasiva, per rinnovare le cappottine in PVC, per togliere l'ossido da rame, alluminio, zincati e qualsiasi lega in cui si formi l'ossido. Per rinnovare il colore originale di vernici senza protezione sbiadite, per sciogliere e togliere lo sporco assorbito dalla resina bianca dei camper. Successivamente all'applicazione col pennello è importante passare col panno sulla plastica per essere certi che dopo l'assorbimento la finitura sia uniforme. Sulle vernici invece per togliere l'ossido che si forma. Sul PVC delle tapparelle, sul rame, l'alluminio o le leghe si passa il panno per togliere l'ossido e lo sporco che si è disciolto. Nonostante si passi col panno, una parte di RS viene assorbita, rinnova e ha funzione protettiva dall'invecchiamento e dall'ossidazione. Il secondo metodo applicativo è quello solo a pennello. Si usa questo metodo per rinnovare la vernice sbiadita di legno Tech, per rinnovare il colore originale delle vernici senza protezione sbiadite ma in cui non si è formato ossido e bloccare l'ossido del ferro zincato, fibra di carbonio che ha perso lucentezza e sbiadita. Questo metodo applicativo ha un tempo di assorbimento un po' più lungo. I will take a little trip over yonder, so I can take a look around at what you've seen. Il terzo metodo applicativo è quello con la parte abrasiva di una spugnetta per lavare i piatti. Si utilizza questo metodo per unire un'azione meccanica all'azione chimica quando sulla plastica ci sono residui di cera particolarmente dura e solidificata. Per pulire e disinfettare da muffa e sporco assorbito le guarnizioni bianche di frigoriferi e altri accessori. E su alluminio, rame e leghe, per far penetrare più a fondo il prodotto e oltre a togliere l'ossido, ad estrarre anche lo sporco assorbito. Per togliere l'ossido ruvido che si forma esternamente alla plastica cerata e rinnovare al meglio possibile il colore originale. Per pulire ed estrarre lo sporco assorbito dal neoprene dei gommoni e successivamente mantenerlo elastico e proteggerlo dall'assorbimento di ulteriore sporco. E anche per togliere dalla vernice della carrozzeria residui esterni da contatto con parti in plastica o altri materiali. Per rimuovere la parte di plastica sgretolata e preparare all'applicazione rinnovo con RS. Il quarto metodo applicativo di RS è quello con una lana d'acciaio fina ed è necessario anche per stabilizzare la plastica polverizzata, per pulire dallo sporco assorbito e stabilizzare la plastica che si sta sbriciolando e riducendo in polvere e contemporaneamente rinnovare il suo colore originale, per togliere l'ossido verde che si può creare sul rame e successivamente proteggerlo, per togliere la ruggine esterna e lo sporco particolarmente indurito e assorbito che si possono formare sulle cromature. Quando sulla plastica ci sono residui particolarmente duri e incrostati di cera e prodotti assorbiti dalla plastica. Il quinto metodo applicativo è quello con un panno intinto di prodotto e va utilizzato quando si devono smacchiare guarnizioni di auto macchiate dai detergenti assorbiti e togliere la cera per nascondere piccoli graffi sulla vernice delle carrozzerie senza rovinare la vernice protettiva come fanno le paste abrasive o lucidare profili anodizzati opacizzati dal calcare. Tantissimi problemi risolti con un solo prodotto semplicemente cambiando metodo applicativo. RS è un prodotto italiano multifunzione dalle caratteristiche uniche e brevettate che non puoi trovare in nessun altro prodotto concorrente.